Alla povera mia fragilità, tu guardi senza dire una parola. Tu sei marmo, ma io canto. Tu statua, ma io volo. Il suo cuore batte all'unisono con la vita e il suo amore è la sua più grande ragione di vita. Donna, simbolo di amore e di saggezza, sei la musa che ispira ogni cuore con una carezza. 21 di marzo, il sole splende su Piazza del Popolo in questo che è il primo giorno di primavera, ma che dal 1999 è anche la data che l'UNESCO ha contrassegnato come giornata mondiale della poesia. Una giornata che da tanti anni Pesaro celebra portando in piazza e nei luoghi culturali del centro storico tutti gli studenti delle scuole superiori pesaresi, con loro anche gli studenti dell'Istituto Raffaello e Itis Mattei di Urbino, in una grande mattinata all'insegna diversi poetici, di performance e di letture. Non è semplicemente un evento sporadico, ma un percorso che questi ragazzi e ragazze fanno con le proprie docenti all'interno delle proprie classi, che ha visto già due appuntamenti corali, uno con Paolo Marzocchi dedicato alla parola in musica e uno con la poetessa pesarese Laura Coraducci. E questa diventa una giornata meravigliosa di celebrazione e anche di mettere a disposizione della comunità quello che si è appreso e anche ricreato. Vediamo le opere del liceo artistico Mengaroni, le piantine del Cecchi e ancora il pane donato alla comunità come le parole. Ti камень, а я пою. Ти пам'ятник, а я літаю. Я знаю, що ніжніше май перед оком вечності нічтожен. La poesia è l'anima dell'essere umano, secondo me. È diciamo, il modo dell'essere umano di esprimere ciò che non riesce a dire magari con parole più semplici. È un modo di dire le proprie emozioni con parole, appunto, secondo me. Restiamo fermi dopo essere caduti in quella trappola. Inaspettata, sincera, non la prezzo. Tante studentesse e tanti studenti, questo ci onora e siamo veramente contenti, perché poi i ragazzi si stanno esibendo con testi poetici, letture, danze, performance, musica, e questo rallegra questa giornata e la rende davvero speciale. Non meno i prodotti realizzati dai ragazzi, dalle varie scuole, che ancora arricchiscono, no? L'immagine di questa giornata. Ringrazio chiaramente il Comune di Pesaro, la Prefettura, la Questura, perché hanno reso possibile, no, l'accoglienza in questa location meravigliosa. Dammi 1000 baci, poi 100, poi altri 1000 e poi altri 100, poi ancora altri 1000 e poi 100.